Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 26esimo episodio della Soul Link a Pokémon Platino, signori. Siamo qui. Luke, io non so. Ehi là, non buongiorno. Non so come dirlo. Dillo, allora, dillo solamente. Allora raga, andiamo. Voi siete liberi di lasciare dislike, sì, e di non crederci, ma io vi giuro che fuori parte ho trovato la pietra lunare. Ve lo posso giurare qui con il mio cuore. Era sotto il cazzo di ristorante a Pratopoli. Era sotto ristorante, perfetto. E quindi, vaffanculo. Bene. Raga, è tornata Grace. Inizia così l'episodio. Quanti like, Luke? Quanti? Beh, raga, è tornata Grace, Betta Arancia. Probabilmente mondo distorto, quasi sicuramente. Quindi almeno 400 mi piace, ragazzi. Oggi li possiamo lasciare. Dai, dai, il divino Mamma comanda. Mia, raga. Esige, e il comeback esige, di divino. Grace, che ha cambiato sesso. Però noi siamo favorevoli ai gay, giusto? Vabbè, dai, ma noi siamo favorevoli, insomma. Noi, il vero gioco, il easter egg, certo, che certo, in pochi capiranno. Certo, siamo strafavorevoli, raga. Vi lascio l'intervista doppia nelle schede, nel caso qualcuno si fosse perso questo passaggio. Luke, io sono Oddio. Andato a combattere. Cosa faremo in questo episodio? L'abbiamo già detto, signori, botte, parte fondamentale. Botte. Troppo fondamentale. Però volevano un sacco di botte il gioco. Sì, anche perché è battaglia in doppio, Luke. Sì, ma io c'ho. Cioè, io ho fatto l'intro con il cursore, capito? Cioè, nel senso. Bene. Vabbè, il cursore è il terzo memo della Soul Link, ragazzi. Ah, certo, il cursore non ve l'ho mai detto perché non volevo spoilerare, giusto, Luke? Però. È uno di noi il cursore, ragazzi. Hashtag cursore uno di noi. Ah, Luke, giusto. Evoluzione. Evoluzione. Anche. Di Giordano, troppe. Che vabbè, c'è un nome che non sta né in cielo né in terra. Una leggenda, è già una leggenda dal nome, aspettato. Mamma mia. Allora, non so dove sei tu, però io sto ancora ribaltando la gente. Cioè, è apparso Regice, raga, è un tormento quest'uomo. Basta. Raga, fermatelo. No, raga, cioè, obiettivamente appare ovunque quest'uomo, cioè, incredibile. No, è ma lo stalker per eccellenza. Tra Regice, Itran soprattutto, Badiou. Luke, tieniti forte perché si sta per evolvere Giordano quanto. Ora. Giordano, caro, ti prego, dammela una bella gioia. Forza! Dai, che l'ultima evoluzione faceva schifo. Vabbè. Sandslash, bro. Ah, Sandslash? Sì, cioè, buono, allora, diciamo che ho visto di peggio nella mia vita, tipo Makuhita che diventa Ryama, per dirne uno. Ma, beh, quella non può essere battuta, cioè, fammi dire sinceramente, quella è impossibile da battere. È stato scandaloso. Io... Fammi vedere giusto le stati... Dai! Com'è, buono almeno? È buono? No, non è brutto. Allora, non ha delle statistiche molto alte, più che altro, però sono relativamente equilibrate, dai. Cioè, ho visto di peggio. Comunque io... Cioè, vabbè, dai, Sandslash potrebbe essere un buon membro. Legato con il mio non mi ricordo neanche più, vabbè. Grande Luke. Lo volete sicuramente in sidebar. Io vorrei ricordare... A parte che, come avrete notato, abbiamo allenato un po' i Pokémon, esatto. Ma io vorrei ricordare ai gentili telespettatori... Intanto arriva Barry Esimi. E Rocket. che il mio samurai è Rocket. Fortissimo. È una bomba. È devastante, raga. Uccide tutti. Avete visto prima nella battaglia. Dove sei, Luke, adesso? È arrivato appena, anzi sta per arrivare il Barry, quindi il critico. Il Barry gioco, ragazzi, il Barry. Vai così. No, beh, comunque, oddio, c'è Mew, ma che cosa? In ogni caso il tuo senso è legato, vabbè, ragazzi, al mio Dratini che si deve pure evolvere. Speriamo che presto ma che si evolve, lo faccia. Soprattutto. Oh cazzo. Veleno croce su Samurai? Ok, no, è retto. Deve farlo. Cosa che mossa ha fatto? Veleno croce. Ho capito croce solamente. Bella la mossa croce, raga, fortissima. Cos'è? Non so se l'avete mai provata, però è fortissima. Oh, qua manda Drap, a te Mew ha mandato, cioè veramente sì, è un da buon me, alleato. Sì, da me Mew, cioè a caso, così, no. Dal nulla. No, allora. Zio, mica assorbimento su gas non è fatto bello, però, quindi calmati, per favore, che un bel per no, 4 non figa, mi piace. No, figa, gli ha avvelenato Mew. Falce cannone di Mew, attenzione, raga, l'ha preso. Attenzione, il divino vive, che poi, ragazzi. Che poi, Luke, cioè, non so te, ma il mio samurai prende una quantità di esperienza che non sta né in cielo né in terra. Oh, cazzo, Typhlosion, toglilo adesso. Oddio. Gio, questo Mashton appena connesso sul mio compagno con Perforcorn. Io
Comincio a avere paura. Aia, questa fa paura, sì. Ok, ho mandato John Frog, meglio noto nel fuori onda con Jean Le Frog. Ragazzi, noi ve lo diciamo, il prossimo Poli lo chiameremo Jean Le Frog. Jean Le Frog è stata una delle migliori uscite del fuori onda di Luke da qui a quando faccio video con lui. E Luke facciamo video da un bel po' di anni insieme. Diciamo che sono tre anni con questo 2018, quindi... sì, probabilmente sì. Quindi raga, oddio, questo... un applauso a noi. Cioè, però... un applauso a noi, sì. Due applausi. Cioè, Luke, se dopo Mew tu mandi Meryl, capisci che c'è qualcosa che FIFA non quadra. L'evoluzione di FIFA di PES, quindi fantastico. Allora, bene. Aspetta, io ci sono terrorizzato. Cioè, faccio un lava sbuffo a caso perché non so cosa fare. No, gioco. Oddio! Calmati, calmati. Luke, non fare cose avventate. Gliene ho scottati due di fila. Sì, vabbè, bliss di creepy, cioè, gioco proprio... Grazie per aver messo il muro di Berlino sul nostro team. Scusa, perfetto, sono contento. Chiedo umilmente scusa. No, hai fatto bene, sono molto contento. Oddio, Luke, ho bruciato tre Pokémon di fila, incredibile. Oddio, ma guarda in che favore! Smettila di axare come un pazzo, cioè, veramente, datti un... È stato tutto perfetto in sta battaglia, Luke. Tutto. Piccolo, sarà, buttiamo giù, piccolo. Ah, Luke, a proposito... Hai vinto? Non ancora, però a proposito di tank, ho mandato Miltank. Miltank? Un Pokémon che... ma questo... ti ricordi pure questo che rubi. Cazzo, wow, petalo danza su John Frog, no, eh? No. Ok, ha retto. No, oh, please. Però aspetta, lo switch. Grande, grande John Le Frog. Grande John Le Frog, raga, la sua potenza. Grandissimo uomo. La sua potenza è conosciuta in ogni angolo dell'universo. Dai, okay, io sono all'ultimo, Gio, l'ultimo Pokémon. Allora, io sono Drugs contro... Drugs... Oddio, sì, vabbè, ma c'ha Mew e c'ha Groudon il rivale, ma che cazzo? Cosa? Ma zio, cosa Groudon. Groudon. Vabbè, me l'ha bello ucciso apposta. Oddio, che... Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo in sta battaglia? Non lo so. Sta succedendo. L'ha congelato! Si è scongelato. L'ha ucciso. Serio? Infatti, subito? Interessante. Che battaglia è questa? Raga, sta battaglia qua è leggendaria. Sta succedendo di tutto. Luke, ho due Ariama in campo. Uno è del rivale, ma basta! È il nuovo Stalker. È il nuovo Stalker. L'ennesima reincarnazione di Stalker. Raga, è incredibile sta battaglia. Non ci sto dentro. Attenzione, Dratini. Dratini, raga. Dratini si evolve. Sì, e va. Diventa. Ah, diventa Bomasno. Così dal nulla, me lo stai dicendo. Non è una coppia, cioè, inguardabile. E io l'ho pure chiamato Hagrid. Cioè, quindi ho fatto pure bene. Oddio, raga. Sono un coglione, ok, no, perfetto. Questo urlo mi è molto piaciuto. Vabbè, a Bomasno, raga, vediamo un po'. A Bomasno che si chiama Hagrid sembra fatto apposta. Raga, Roccia che ti indovino è tornato dopo innumerevoli volte. Non manca mai questo uomo. Giordano l'ha seccato. Ho vinto, Luke, è stata una battaglia allucinante questa, raga. Una delle più belle che abbia mai visto. Mamma mia. Ma io, mamma mia. Luke, io non so te, ma velocizzo comunque. No, beh, raga, se non velocizziamo facciamo il mondo distrutto nel 2020, momento. Siamo ancora qua con Pokémon per Switch. Tipo, lo passiamo sui remake, appena entri nel portale vai e passi al 4D della Switch. No, beh, ovviamente questa cazzina me la ricorderete tutti, immagino, quindi non è che saremo a vederla su tutta. No, tra l'altro molto bella, una delle migliori sicuramente. E non buggata, incredibile. Attenzione. No, perché rispetto a quella diamante a perla. Oh, ma zio, ma c'è Palkia... Zio, mi si è buggato tutto. Mi si è buggato bene tutto. Non buggata, dicevano. Non buggata. Zio, si è buggato tutto. Che bellissimo, che bella è sta scena, veramente. Non me la ricordavo così bella. Bella, proprio. Io che mi si è buggata la ROM. Ma in che senso? Cioè, che c'hai visioni. Insomma, no! C'è missing ovunque, cioè, glitch. C'è Cyrus fermo. Ok, no, è partita la cutscene. Ah, ok. Quindi un momento di debolezza della ROM, fantastico. Ah. Poi lo vedrai nel video, è stato fantastico, raga. Non mi piace per sta merdata. Lo vedrai, piegato dalla tua parte, quindi. Ok. Quando è che si apre questo mondo distorto? Quando è che si apre, che lo vedremo finalmente? Eccoli, ok, mi si è sbloccata la cutscene. Bene. Cioè, era la parte in cui c'erano i test in fade, se non sbaglio, vero? Ah, sì. Beh, comunque molto bella questa cosa dei testi. Che... Sì, bello, bello. Tra l'altro fa molto ambient. Tra l'altro, penso che non l'abbiano più fatta. Cioè, penso che una cosa del genere non si sia più vista. No, Game Freak le cose le fa solamente una volta, poi no, poi basta. Le stagioni, ma lesbica. I Pokémon che ci seguono, per esempio. Vabbè, qui l'ho fatto due volte. Sì, vabbè. Cos'è quel bug?
Gio, c'è un rettangolo nel buco del mondo distorto. Questa cosa non mi piace molto. Aspetta, c'è un buco. Da me non è ancora, non si è ancora aperto. Sta uscendo Giratina. C'è un quadrato che fa molto Paint 1995. Non lo so, raga. Windows 95 nei giochi Pokémon. Non lo so. Bello, boh. Raga. Grafiche avanzate. Che figo comunque Giratina. Mamma mia. Giratina, Game Freak l'ha fatto bene, Raga, no, grafiche con Paint. Sì. No, minchia, perfetto. Tra l'altro qua c'era un jumpscare di Cristo, mi ricordo. È vero, i primi jumpscare di Game Freak, sì, che fa passi da gigante, raga, veramente. Altro che, insomma, i giochi horror, ma film horror. Oddio, cos'è questa cosa malefica al centro? L'hai visto? Cioè, il mondo distorto, ma no, io non me lo ricordavo, ma... Che tra l'altro, Gio, non so se... Cioè, tu te lo ricordi bene il mondo distorto? Io non gioco da 2 anni a Platino. Il cazzo, non so cosa ci sia dentro. Paura. Cioè, non allora so che c'è un posto in cui fai cascata senza avere cascata, giustamente, da distorto. Beh, quello è famosissimo, cioè quel posto in cui vai impicchiata storico, con cascata. È storico. È spettacolo, spettacolare. Luke, tu hai ancora qualche evoluzione in questo episodio, no? Fammi vedere un po' il team. No, il mio team è incredibilmente completo. Io ho il team completo di evoluzioni. Con il ritorno di Grace, che non sta in cielo. Con chi è legata, poi? Grace? Grace si è avuto da chi, da Azrael? Sì. Quindi si chiama, come si chiama? Sì, vabbè, Grace si chiama adesso. Con Gastron, penso. Con Gastron, okay, Gio. Tra l'altro, Luke, anche l'entrata fisica nel mondo distorto ha una grafica che per il DS penso sia altissima. Madonna. Grafica DS. Cioè, tu immagina su Nintendo Switch, che è una console potente, voglio dire, la differenza del DS. Pensa cosa spaccando di fuori. Luke, raga, dobbiamo precisare quella cosa che abbiamo... Raga, sì, precisiamo una cosa, e meno male che Gio me l'ha ricordato, perché il randomizer in questa insomma, Souling, a differenza di quelle precedenti, ha fatto un po' di casino con i Pokémon statici, ovvero quelli, per esempio, Giratina, Eevee. Togepi... Visto che ce lo dicono in 400, Eevee. Non è randomizzato, quindi non conta. Esatto, raga, quindi se noi abbiamo... Infatti, avete visto anche Togepi, abbiamo preso l'uovo, è uscito Togepi. No, non è colpa nostra, ragazzi, purtroppo ha fatto casino senza motivazioni, randomizer, non posso farci più niente ormai, quindi è così. Raga, Luke così. Si arrende. Non posso... Raga, io siamo leggende, ma non possiamo cambiare il futuro. Mi spiace, il futuro è così. Fate un bel applauso da casa dopo questo discorso, per piacere. Allora, Luke, io sto mettendo davanti Giordano perché mi fido ciecamente. Non è vero, però. Vabbè. Beh, fidarsi di un Pokémon che si chiama Giordano. diciamo che una volta era forte, poi si è un po' bruciato la carriera. Bei tempi, ai miei tempi, quando Giordano era ancora forte. Insomma, arrivava. Poi si è bruciato la carriera. Poi ha preso strade abbastanza buie. Ragazzi, Giordano è finito nel mondo distorto insieme a noi. E vabbè. Tra l'altro, poi c'è questa cosa caratteristica, potremmo dire. Bella caratteristica, mi piace. Che sai, allora, praticamente scompare, no? Secondo me, sì, scompare. Rimane qui. Cioè, insomma, non esce mai. Che sia. Cioè, lui insieme ad Elisio è. Cioè, uno dei pochissimi personaggi che si dà per morto all'interno. E infatti la cosa che i fan chiedono quando passi al mondo distorto è fate tornare Cyrus, insomma, che appare dal mondo distorto. Infatti, chissà se lo faranno nei remake. Probabilmente la domanda riguarderà i remake, sicuro. Dipende se fanno tipo un episodio per il mondo distorto, penso di sì, sarebbe folle. Beh, secondo me il mondo distorto è un po' vuoto così, almeno la possibilità di ritornarci per una side quest. Minimo. Ok, io mi sono leggermente perso, voglio dire. Non dirlo a me. No, il fatto è che non so fare mai questa prima parte. Non mi ricordo mai dove bisogna andare in questa prima parte. Adesso so farlo. Io sto tirando un botto a caso, cioè proprio. Massimo, raga, faremo qualche taglietto così. Nel caso sì. Dipende quanto ci mettiamo. Ok, sono sceso. Forse ce la posso fare. Forse, raga. Sei sceso dove esattamente? Scende, raga. Con quale logica sceso? Sono sceso, raga. Ho premuto il tasto giù del joystick, sono sceso. Ok, no, sto scendendo, Gio. Sto andando giù io. Perfetto. Quindi, dai, raggiungimi, Gio. Ti aspetto. Dove? Nel centro del mondo distorto, dove c'è... Il cuore del mondo distorto, dai, ce la faccio. Sì, sono davanti io, perfetto, ho trovato la strada giusta. C'è anche Cyrus, Gio. Dai, io no, non ho trovato la strada giusta. Io ho trovato Cyrus che mi sta riempiendo la testa di frasi, di insomma, di poemi. I didn't find the retta via.
Ok ragazzi, vi sarete beccati un bellissimo taglio. Se volete un funny montage di quello che abbiamo fatto fino ad ora, lasciate, boh, non lo so, votate nel sondaggio in alto a destra. Luke, come sei messo a livello sintattico? Devo ancora scendere di un piano, raga. Devo trovare l'ascensore, ma non ho avuto l'ascensore. Allora, noi stiamo proseguendo. Cioè, noi intendo il nostro schermo. Noi intendo tu stiamo dalla proseguendo, dalla parte io ho sinistra. Completato. Luke, sta per esserci la battaglia con Cyrus, eh? Sì ragazzi, perché voi non avete visto, ma io ho gettato un masso in pasto al... Lo metterò sicuro, lo metto nel funny montage, sicuro. Se mi votano, lo metto. C'è proprio il masso che va giù nel vuoto, è la prima volta che mi è successo sta cosa qua. Ok Luke, io sono qui da Cyrus che sta parlando, sta dicendo: perché dovrei scappare dal mondo quando ne posso creare uno nuovo? Forse perché nel nuovo mondo tu non potresti vivere, visto che non c'è, sai... materia, cibo. Dissing al Team Galassia, ragazzi. Dissing, è stupido, è uno dei piani più stupidi di sempre. Comunque lo sto affrontando dopo quello del... Vabbè, però è Cyrus, dai, ragazzi. Comincio ad avere paura. 5 Pokémon. Jonathan Hawthorne che ci segue dall'inizio. Bidoof! Grande! 5 Pokémon, madonna. C'ha Bidoof come primo Pokémon, perfetto. È tutto un programma sta risposta, vai. Via. Stramontante su Bidoof. Dovrebbe andare giù, spero. Speriamo che vada giù più che tu altro. Tu stai arrivando da Cyrus, Luke, sì. Più o meno. Ho letto, è per forbecco, però ho cominciato un attimo a triggerarmi. Ho letto ho detto cazzo no. Allora. Meno male. È andata bene, vabbè, meno male, dai. Allora, il primo gliel'ho seccato fisso. Allora, io sto cercando ragazzi di... Tu dimmi. Che un bel problema questo, mi dicono. Posso combattere solo con un leggendario, vai semaforo, cosa posso fare? Il palchio è semaforo, ragazzi, quello che ci ha indicato la via, anzi, ha indicato giù. Retromarcia, ma tua madre ambulanza. Mesprit, basta! No! Ma non doveva essere, insomma, disperso in questo mondo. Ma c'aveva Bidoof! Ma che cazzo? No, ma tanto c'è una cosa che non va, perché io non trovo più la strada di casa, raga. Cioè, c'è una cosa che non va, proprio non quadra qualcosa. It's fantastic. Allora, provo un cannon flash così arrogante, quanto ti faccio? Arrogante. Oh, ma quanti ne avremo beccati che c'hanno la bacca cedro in sta rom? Quanti? Diciamo troppo. No, quanti? Tantissimi, raga. Io in tantissimi. Tipo, li sto per uccidere. Bacca cedro. Osho! Ha! Karma! Brutto colpo. L'hai shottato. Grande. Sì. Grande. Ma dove cavolo devo passare? Cioè, veramente. Non lo so. Non lo so. Shieldon. Ariama, è il tuo momento. Non lo so. C'è un piccolo problema logistico qua. Cioè? Veramente grosso. Non trovo più la strada. Incredibile. Fammi respirare perché ho appena beccato un Sheldon con cazzo di assorbacqua. Con assorbacqua. Ah, tipico, proprio tipica abilità di Sheldon. Allora, tipica. Aspetta che qua lo trollo, faccio pozione max su Drugs e via. Drugs. Ah, fanculo, ha fatto anche lui ricarica totale, ma è inculato alla fine lui. No, non sto capendo, raga, non sto più capendo. Ma tu non trovi la strada, quindi? No, ma il bello che prima l'ho trovata subito, anzi, l'ho trovata prima di fare la cavolata. Infatti. Non capisco, cioè, non... è bello che il masso è al posto giusto, non so più dove scendere adesso. Luke a questo punto qua, semplicemente perché ha buttato un masso nel vuoto. Sì, raga, sono proprio stupido, ma veramente tanto stupido, però... Licky, potrei rischiarmi Giordano, però la sta soffrendo un botto anche lui. Oh, Giordano. Ah, fanculo, mi scliccato, che uomo, Giordano. Palchia. Semaforo. No, ma non è morto, no. No, ho miscliccato, l'ho solo mandato. Non avrei voluto mandare lui, comunque me l'ha one shottato. Quindi sti cazzi, cioè, voglio dire. Sti cavoli. Sti cazzi. Minghia. No! Dai. No, che comincia a fare maledizione, no, Nope. No, qual è? Ce la posso fare. Oddio! L'ho quasi shottato con l'etere lama. Cosa è successo? Serio? Ho vinto, se non usa ricarica totale ho vinto. L'ho chiamata puntualmente. L'hai chiamata. Ok, c'è la difesa speciale di una scatola di fragole. Perfetto, ho vinto. Di una scatola di fragole. Beh, a me l'ha reso l'idea. Ho battuto Cyrus, senza rischiare. Gio, conta che io non ho ancora trovato la strada. Cioè, incredibile. È vero che l'avevo fatto a sto pezzo. L'avevo fatto, Cioè, renditi conto. L'avevo fatto prima. Non so più come scendere io, raga.
Zero. Non so, non sai né scendere né salire, Luke. Oh, sono sceso, oddio. Ho visto la luce, raga. No, sono sceso. Scendere, ma non salire, grazie, divino. Oddio, grazie. Camilla che mi guarisce la squadra, me l'ero persa. E Luke, Ghiratina, quindi lo secco, cosa faccio? Sì, raga, Ghiratina, come mi hai detto, non è andomizzato, purtroppo, cioè, per colpa dell'andomizer. Cioè, a meno che adesso... No, non è andomizzato. Vabbè, tu prova, ma non è impossibile quasi che non è andomizzato. Quindi lo secco, quindi... non uso neanche la Master Ball. No, beh, tanto è un Pokémon che non è, è sempre di tipo, insomma, sempre lui, non ha solo le mosse random, quindi sì, niente, infatti. Potete anche seccarlo, già. No, poi seccalo, per la nostra politica, cioè, raga, noi farebbe comodo Ghiratina in squadra, però per la nostra politica abbiamo detto, anche perché due coppie con Ghiratina non avrebbero senso. Beh, conta che non, cioè, abbiamo preso Togepi e l'abbiamo depositato, anche Eevee, quindi non avrebbe coerente, molto senso. Raga. Anche, giusto. Allora. Comunque bellissima l'animazione con cui arrivi nei pressi di Ghiratina, spettacolo. Piace un sacco. No, è molto bella. Un attimo, ci sono quasi. Sarà un pochino più lungo questa parte, ma vabbè, dettagli. Comunque, la quarta gen forse a livello di design ha raggiunto il massimo, secondo me. Perché perché prima i Pokémon, se ci pensi, no, erano abbastanza semplici. Pensa ai leggendari come Groudon e Kyogre, comunque monocromatici. Con la quarta gen invece sono venuti fuori Pokémon come Ghiratina, che sono complessi, sì, però sono comunque ottimi. No, non è randomizzato, quindi... Non è randomizzato? No, sono fuggito e ho risolto il problema. Ok, io non so dov'è, io non so se devo scendere da questa parte, Gio. Sono in un punto... Perché ho fatto la discesa con cascata, però adesso non so dove devo passare adesso, c'è quel piccolo problema. Oddio, non te lo so dire. Perché sono sceso qua, però non... se vado là passo di nuovo dall'altra parte. Non ha molto senso sta cosa, a meno che mi sto prendendo qualcosa io, ma... Comunque, Cyrus è impregnato di filosofia in una è un filosofo, è un filosofo moderno, praticamente. No, penso sia... Cioè, è la classica figura del filosofo impazzito, totalmente. Sì, sì, del pazzo che ha... Ma tra l'altro, come ispirazione Cyrus mi sembra molto... Cioè, ricorda molto i dittatori in stile Hitler, comunque. Cioè, creazione di nuovo mondo, quindi... C'ha del pazzo furioso che vuole cambiare. Insomma, è un pazzo, praticamente. Cioè, il suo perché... Ma... Poi l'Hitler è più Elysio, in realtà, però... L'Hitler... Beh, Elysio è molto simile. Io sto tornando indietro, Luke. Madonna. Io esco, anche perché il mondo di sorto lagga. Oddio! Lagga te? Serio? Luke! Che è successo? Sono apparso alla fonte salute, abbiamo una cattura alla fonte salute, è vero! È vero, già, perché c'è cos'è? È il luogo in cui c'è la Ghiratina Diamante e Perla, sì, quello, sono ricordo male. Non ricordavo che si apparisse qua. Sì, è vero, sì, adesso l'hai detto, mi ricordo anch'io. Poi, ah, Luke, prima di mi... andare ad Arenipoli dobbiamo andare da Rowan, quindi direi che lo facciamo fuori parte, vabbè, con molta tranquillità. Vabbè, tanto non mi pare che ci dia niente di particolare, magari qualche strumento, ma niente di che, raga. Vabbè, Luke, niente. Io a sto punto farei anche la cattura, perché tanto siamo qua. Beh, tu falla, io ho conto che sto affrontando Cyrus adesso, quindi fai un po' tu. Tranqui, fai un po' tu. Eccolo qua, minchia, la... E poi che Pokémon è? Krogan, vabbè, si evolve. Vabbè, intanto da host, la vostra animazione sono fantastiche. Noctowl di Cyrus nel mondo distorto, sì, fantastica, ragazzi. No, riduttore metà vita, calmati. Inizi benissimo, Luke. Me l'ha gufata, effettivamente, c'è anche ragione. Preso Krogan, perfetto. Subito, così, sì. Io, tac, grande Gio. Ho fatto un po' fatica in questa parte, ragazzi, perché mi è scliccato prima, quindi mi sono complicato la vita decisamente. Femmina rana. Veleno, femmina... Krogank. È una bella domanda, perché Krogank, una rana, femmina... Mamma mia, imbarazzante su Cyrus, fino a... Giudizio. Giudizio di Grimer, oltretutto. Vabbè, non ha fatto niente, però vabbè, dettagli, Grimer comunque è dotato di raziocinio e può giudicarti, se vuoi. E può giudicare veramente tutti, ragazzi. Giorno del giudizio è arrivato. Aspetta, nel mondo Pokémon. Dai, un Krogank femmina. Tanto tempo perché Luke è indietro, quindi ultimo Pokémon è Regigigas. Aia. Qui, ragazzi, me la sono un pochino chiamata, la 52, ultimo Pokémon di Cyrus, raga. E questa la va allo SPAC. Vediamo. Extra rapido, cavolo, stab. Lo chiamo, non so come chiamarlo. Occhio che Gastron si è preso un extra rapido e è legato al tuo Grace, è il tuo lato nuovo Grace, quindi... No, ancora extra rapido, Joe, è appesa al filo del mondo distorto, attenzione.
Se critta, addio, addio. Proprio ciao. No, Liuk, non dirmelo. Non gli faccio niente. Ho paura a mettere Pokémon come Itran, ragazzi, che sono fatti di vetro, però praticamente. Però se predicti un extra rapido, Itran dovrebbe reggerlo. Ma Itran c'ha una difesa pessima, appunto. Quanto pessima ha? Fisica. Aspetta che te lo dico subito, Però ha 47 al 56. Tanto per dirti. Sì, è un problema. Diciamo che il Lumise non è il caso. Quanta difesa ha Meganium? È 67, zio. Senti, devo per forza lasciare... non so come chiamarlo. È una donna, la chiamo... Ma la chiamo donna. La chiamo... Come? Dammi un nome da femmina brutto. Non ci credo. No. Come? Chi è morto? Gio. No, nessuno è morto. Ah, vaffanculo, che infame. No! Chiamo... Figurati. Non so come chiamare, però... Oh, vaffanculo, chiamo... Allora, una donna inviperita, una donna che ti... Circe, Madonna. Circe, perfetto. Buona, è anche buona, Circe, dai, ci sta. Oh, minchia, incredibile. Devasto masso su gas, non zio, calmati, please. Vediamo se trovo qualche strumento qui in giro. Brutto. Luca, a sto punto io faccio le cose proprio non secondarie di più, cioè... Terziarie. Proprio le cose extra. Esatto, proprio... E vado a fare le cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma non c'è un strumento qui in giro. Mamma mia, brutto colpo di Devastamasso, ma sono ancora vivo. Vai, Luca. E ho vinto! Bravo! E ho vinto! Oh, vinto. Zero perdite anche a sto giro, a meno che Giratina non ti faccia. No, John, non ho vinto. Non ho vinto. No, sei un coglione. Ultimo Pokémon Cresselia, ma come? Luca, sei un coglione, me l'hai fatta guffare. Dai, ultimo Pokémon Cresselia, ma sei serio, zii? Ma dai, hai Gigas più Cresselia. Dai. Giratina quando? Nel remake. Ma te l'ho buffata un bot, questo episodio qua verrà di 2 giorni, cazzo. E vabbè, raga, tanto lo carica Joe, quindi io sono un po'... Fa il culo, stronzo, cazzo. Lo carica Joe. Vabbè, dai, aspetta, Luca, vado a fare vedere la zona in cui ho trovato la pietra lunare, per i più scettici. Per i più dubbiosi. Oddio, di voi, ci sarebbe la cattura anche al lago. Io sono arrivato al lago. Ah, al lago dei Magikarp, quello lì praticamente. Vogliamo provare quello, anche lì? Quello. Tanto io sono qua. Cioè, sì, voglio... ma. No, la prossima parte, cioè, se viene veramente troppo lunga. Vedete, la prossima parte. Là, lo vedete di fianco alla casa, quelle Pokéball lì. Ho utilizzato scala roccia e le ho trovate fuori parte. Erano 400, una pietra lunare l'ho trovata. Grazie a Dio ho vinto. Grazie. Quindi, Luke, grazie, cattura che... al lago la facciamo nella prossima, sì. Sì. Tanto tu l'hai shottato Giratina, oppure hai fatto fuga, no, tipo, fatto non mi ricordo. Cioè... Ah, no, perché io non voglio di perdere Pokémon così random. Ma metti che si fa esplodere qualcosa. Fuga tutta la vita, Luke, fuga. Molto bene. Viva la fuga. Vabbè, Joe, mi raccomando. Esatto. Mi raccomando, un bel taglio poi in editing, che ci vuole veramente quanto taglio siamo? Tattico qua. Ragazzi, siamo ben in questo momento senza tagli 39 minuti. Bello, se raga, episodio 39 Bello. Minuti da Soul Link lo volete, sono sicuro. No, ma non è consigliabile con Scleri, ma anche qualche bipata. No, ripeto, perché... cioè, vi metto il Fanny Monte, ci sono volete perché ci sono alcune parole di saggezza, tipo Luke che fa... No! Uno degli urli meno eteri che abbia mai sentito in vita. Veramente, la mascolinità di quest'uomo è over 9000, raga, pazzesco. Allora, io nel mentre, Luke, che tu stai lì, io vado a girarmi il buon Rowan. Cioè, sono girati, è randomizzato? No. Questo se fosse stato tipo Shiny, era veramente impazzivo. Allora, se tu adesso fai la cattura alla fonte saluto, abbiamo 2 riserve. Ma la faccio la cattura oppure la faccio nella prossima parte? Che ma dici? L'ho fatta non so. Io la cattura, cosa vuoi fare? Cioè, lasciamo in sospeso, facciamo un po' di suspense. Lasci la cattura a metà, prendilo! Ovvio! Metti che di nuovo Badiou lo lascio per forza di volentieri. Cioè, ma basta, cheat! Ragazzi, quell'episodio è stato leggenda. Leggenda. Boh, no. Se mi fai uscire, cara sì, stavo per dire Camellia, cara Camilla, magari. È proprio lei, uguale. Unima con sono bionde uguali alla fine, quindi sì, posto. Camellia è bionda. Sì, è quella di tipo letto di... Non è bionda, Camellia. Camellia non è la capopalestra di... Sì, ma non è bionda. È vestita di giallo, ma a me sembra che abbia i capelli tipo blu. Boh, no, in questo momento potrei anche dire che, insomma, che Ash sia rosso. Quindi, vabbè. Tra l'altro, mi hai fatto venire in mente che in uno dei tuoi ultimi video mi hai spezzato e fai alla prima posizione, ovviamente, abbiamo Pikachu. Ah, ovvio, sì. Dai, dimmi che non stavi ridendo mentre dicevi quelle cose. No, figurati, Gio, cattura. No, Hitmonlee, no, please, non mi va di cattura Hitmonlee. Dai, prendilo, forza. Non mi va di cattura. Vabbè, tanto andai in panchina, Gio, quindi per il momento. Appunto, cioè, nel senso, inshallah. Voglio dire, oh, siamo a 26 episodi e 23 morti. Stiamo recuperando piano piano, John, non dirlo così tanto forte. Che poi ci può sentire sto gioco. Che sai com'è fatto? Solo Madonna. Perché ci sono fuori i bambini che stanno giocando. Se no, uscivo dalla finestra e lo urlavo, ti giuro.
Posso ritmo lì, perfetto, bravo. Perfetto. Allora, concludiamo l'episodio, sì. Sì. Dai, ritorno. Allora, sì, direi, concludi pure, Gio, vai pure. Allora, vai. Ragazzi, in questo video che ci ha spostati a livello fisico perché stiamo registrando a 45 minuti, abbiamo fatto le cose bellissime. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrizione al canale se siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social di entrambi, giusto, ovviamente, per rimanere sempre aggiornati. Premete le campanelle di tutti e due i canali, premete i nostri cingling. Rispondete alla domanda del giorno e al sondaggio se volete Funny Monte Jay. Noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye, ragazzi.